Quanti? A quanti di voi è venuto un piccolo sussulto solo sentendo questo suono? Un piccolo ricordo che riaffiora, un momento di serenità di quando eravate più piccoli, magari seduti nel sedile posteriore in macchina per un lungo viaggio con i vostri genitori. Nella vita io non sono mai stato davvero un giocatore, però sono passati esattamente 20 anni da quando ho messo per la prima volta le mie mani su un Game Boy, quindi mi sembrava onesto offrirgli un tributo particolare. Ecco, vedete, l'idea è quella di trasformare questo vecchio Game Boy Color in questa nuance imbarazzante. In questo! Sono Lotto del futuro, fermati finché sei in tempo. Sei riuscito a costruirlo, sei riuscito anche a scrivere il software, ma è stato un bagno di sangue. Ma perché un Game Boy Color? Beh, non soltanto perché davvero questo è stato il mio primo Game Boy, quindi per una ragione affettiva, ma anche perché ha una caratteristica unica che lo rende perfetto per farlo interagire grazie a del sano hacking con un sacco di altri apparecchi. Vedete questo piccolo quadratino nero qui in alto? Quella è una porta di infrarossi, qualcosa di completamente dimenticato nel 2020, ma che all'epoca era veramente avanguardia. Ci permetteva di fatto di scambiare dati in modo wireless con gli altri Game Boy. L'idea è quella di scrivere una custom ROM da installare all'interno di questo Game Boy Color e utilizzarlo come controller remoto per comandare la mia Apple TV di ultima generazione. Immaginate che figata utilizzarlo come joypad per giocare magari proprio a Super Mario. Se la domanda invece è perché proprio un Game Boy, beh ragazzi, tenete conto che per gli anni questo dispositivo, questo piccolo pezzo di plastica e circuiti è stato veramente rivoluzionario. Di fatto ha cambiato completamente il mondo dei videogiochi, ma anche quello della tecnologia. Quindi adesso mettetevi comodi, lasciate un bel mi piace per supportare il mio lavoro e godetevi un bel tuffo nel passato. Il Game Boy nasce nella gloria degli anni 80. Gli anni 80 sono stati gli anni della genesi della cosiddetta tecnologia personale, ben prima che si parlasse di wearable o smartphone. Parliamo del primo Walkman di Sony o del Motorola DynaTAC. Ricordiamoci che in quegli anni non esisteva internet, non esisteva Netflix, non esistevano neppure i tablet. Chiaro, ma come entra in gioco Nintendo in tutto questo? Tutti la collocano in un indistinto punto della storia attorno agli anni 70 e 80. La verità è che la loro epopea è infinitamente più lunga. Pensate che la fondazione risale addirittura al 1800. Nel 1889 Fusajiro Yamauchi fonda la Nintendo Koppai a Kyoto. E sapete cosa produceva? Carte da gioco. Piccola chicca, il nome Nintendo significa lasciare la sorte al cielo. Ora vediamo quale sorte è stata. Nel 1963 l'azienda prova a diversificare e avvia una compagnia di taxi, una catena di Love Hotel e una emittente televisiva. Solo nel 1974 finalmente approda nel mondo dei videogiochi. Commercializza un oggetto molto affascinante, Color TV Game. Nel 1980 nasce il Game & Watch, aprendo le porte degli Stati Uniti e quindi del mondo ad una Nintendo sempre più internazionale. Negli anni 80 Nintendo immette nel mercato il celeberrimo NES. Finalmente eccoci a noi. Nel 1989 Nintendo entra nel mercato delle console portatili grazie al lancio del Game Boy. Era una rivoluzione totale. Come spesso accade e come è successo anche per il glorioso video del Casio di cui vi ho già parlato nello scorso episodio di questa serie, col tempo poi sono arrivati una serie di accessori così assurdi che a pensarci oggi viene da ridere. Alcuni erano incredibili, pensate alla Game Boy Camera. All'epoca non esistevano nemmeno telefoni con una fotocamera, ma chi aveva un Game Boy poteva farsi i selfie e modificare le foto in modo pazzesco. Oppure, stamparle con la Game Boy Printer. Pensate che addirittura Neil Young ci ha fatto la copertina di un suo disco con una foto fatta da una Game Boy Camera. Capite quanto era un fenomeno pop? Altri, invece, erano più creativi. Lo avete mai visto il Game Boy Sonar? Lo immergi in acqua e lui scansiona l'ambiente circostante in cerca di pesci. La parte assurda è che ci si dimentica che si aveva per le mani un piccolo computer, capace di elaborare informazioni, accettare input, mostrarli su uno schermo e, soprattutto, un sistema di moduli, le cartucce, che potevano essere adattate a qualsiasi finalità. Guardate che figata questo glucometro che misura il tasso di glicemia del sangue, o questa macchina da cucire che poteva essere istruita su che tipo di punto fare proprio da un Game Boy. Un progetto ufficiale della Singer, eh? Tutto questo non vi ricorda qualcosa? Riuscite a immaginare che razza di portavoce pazzesco di innovazione, tecnologia, di meraviglia è stato Game Boy? Ed è per questo che ho dedicato questo episodio interamente a lui. In ogni caso, la mia idea non è soltanto quella di scrivere una ROM, una cartuccia custom per fargli pilotare l'Apple TV, ma anche dargli un look completamente diverso
diverso e fare degli upgrade dal punto di vista hardware. Per fare questo ho contattato i ragazzi di Retromodding, la testata numero uno al mondo per quanto riguarda le modifiche al Game Boy. Infatti dovete sapere che più di 20 anni dopo c'è una community folgorante che si occupa di programmazione, di modifiche, di hacking, qualsiasi cosa. Loro si sono occupati sia di fornirmi uno spettacolare schermo LCD retroilluminato per dare nuova vita a questo monitor, per farlo passare un pochino nel futuro, ma soprattutto si sono occupati di prepararmi delle scocche personalizzate sul mio design. Confermo, grafica pronta. Che ricordano un po' l'estetica dei vecchi Mac, lo vedete, stampate in UV, qualcosa di veramente pazzesco. Mi hanno preparato anche delle cartucce personalizzate che posso caricare con una schedina SD, comodissime per evitare di impazzire con i cavi e collegamenti per caricare poi la ROM all'interno. In ogni caso, ora iniziano le mie tribolazioni elettroniche. Lo apro e proviamo ad andare insieme all'interno di questo prodotto. Ok, qui inizia una fase che in realtà pensavo essere quella davvero difficile, ma non sapevo cosa mi aspettava. Anche se non tutto va sempre liscio come l'olio. Primo panico del mondo, non c'era il cacciavite corretto. Per fortuna avevo ordinato un tool per aprire le cartucce, che hanno una vite dedicata proprietaria, e mi hanno mandato anche il cacciavite giusto. È Natale, sarebbe stato un bordello. Ah, tra l'altro vi linko questa meraviglia di cacciavite qui sotto in descrizione. Vedere dentro un Game Boy è fighissimo. Comunque Retromodding mi ha mandato dei pezzi impeccabili, con tanto di stampe 3D per far incastrare tutto alla perfezione. Tutto si è risolto spuntando un bel po' del PCB originale e incollando le componenti del nuovo schermo e modificando leggermente la scocca. Nulla di impossibile. Vedete, quelli sono i piccoli diodi a infrarosso che ci serviranno, ovviamente. Siamo alle fasi di chiusura. Spero di aver fatto tutto correttamente. Non ho la certezza di averlo fatto. È tutto abbastanza compresso perché aggiungere un LCD ha significato rubare molto spazio all'interno, ma si sta chiudendo senza troppi disagi. Prima accensione. Metto anche lo sportellino per scaramanzia. Si accende! È a colori! Avevo il terrore di aver tagliato i contatti sbagliati, ragazzi, eccolo qui. Che figata, ovviamente non c'è la cartuccia, quindi dà l'errore, diciamo, di caricamento. Vedete, il logo Nintendo viene censurato, ma funziona! Funziona, è la scritta Game Boy, lo vedete, è blu, è a colori e retroilluminata. Wow, figata. Adesso stacco le batterie, attacco l'ultimo pezzo mancante e siamo in bolla. Ah! Guardate com'è elegante, com'è minimal, com'è Apple friendly. Bellissimo, bellissimo. E guardatelo abbinato tra l'altro con la sua cartuccia. Una figata totale. Ripuliamo il tutto e mettiamoci al lavoro sulla parte veramente complessa. Signori, prima di iniziare facciamo un po' di ordine, vi spiego il mio progetto. Il target ovviamente è la nostra amica Apple TV. Lei ha la possibilità di accettare degli input anche da raggi infrarossi per essere comandata, invece che da questo terribile telecomando, da un qualsiasi telecomando con raggi infrarossi canonico universale. L'obiettivo quindi è quello di estrapolare le informazioni dei raggi di infrarosso che manda un normale telecomando, quella delle frecce direzionali o quello del play pausa, fare in modo che il nostro amico Game Boy possa in qualche modo memorizzarle e emetterle tramite la sua piccola porta ad infrarossi, in modo che possa a questo punto controllare Apple TV. Non dovrebbe essere troppo complicato, a parte la parte di sviluppo della ROM del nostro Game Boy, perché ha tutte delle regole particolari. Dunque, signori, dovete sapere che un telecomando emette una serie di lampeggi con il diodo ad infrarossi frontale a seconda del tasto che viene premuto. La mia idea quindi per leggere questi impulsi e riprodurli poi sul Game Boy è quella di utilizzare un oscilloscopio connesso ad un diodo ad infrarosso anch'esso che percepisca ciascuna pressione. Per fortuna, dopo un paio ore di ricerca ho scoperto che sono dei valori relativamente standard, quindi ci sono delle tabelle online che posso utilizzare a questo scopo. Per sviluppare su Game Boy serve utilizzare una specie di linguaggio C, utilizzando un compilatore a riga di comando. Non proprio 2020, ma ci si sente dei developer di altri tempi. Questo forse lo rende ancora più figo e immersivo. Un altro tool fondamentale è stato un emulatore ROM per Game Boy, in modo da fare un primo check di funzionamento senza impazzire ogni volta. Per fortuna la community che lavora su Game Boy è ancora molto attiva e sono riuscito in qualche modo a trovare un codice che permette di comandare la porta ad infrarossi di Game Boy. Sì, tra parentesi, ricordatevi che io non faccio lo sviluppatore nella vita, non sono un bravo programmatore, ho solo una minima esperienza, quindi questa cosa si sta rivelando veramente faticosa. La fregatura è che gli impulsi di un telecomando sono davvero rapidi. Riuscirà il Game Boy a riprodurli? No, maledizione, purtroppo no. Il piccolo processore di Game Boy fa molta fatica a gestire questa frequenza. Per fortuna esiste una modalità, ci ho messo una vita a trovare che esiste, ma effettivamente è ufficiale di Nintendo, per overclockare il processore, per far sì che vada al doppio della velocità. Ovviamente non si può sfruttare per lunghi periodi di tempo, ma è pensata e utilizzata anche in cartucce ufficiali Nintendo.
Ok signori, ora il codice funziona sull'emulatore, sono riuscito a farlo almeno partire, ora l'idea è di piazzarlo dentro la schedina e vedere almeno se un minimo funziona sul Game Boy. Ragazzi, sta roba che si può mettere nella schedina è veramente una figata. Piazzo direttamente qua e siamo pronti a partire. Guardate qua che figata. Ed ecco come si presenta il Game Boy, in realtà vedete, avete la possibilità di scegliere la ROM preferita, Apple GB è quella che serve a noi effettivamente. Per capire se funziona, il metodo migliore è quello di riprendere l'uscita ad infrarosso con una telecamera non schermata per gli infrarossi che ci permette di vedere almeno se lampeggia, perché ovviamente sono invisibili all'occhio nudo. Ecco quello che si dovrebbe vedere con un normale telecomando, vedete che lampeggia. Ok, una volta appurato che tutto funziona, non vorrei lo schermo bianco ad applicazione avviata, ma una bella mela della Apple che completa la resa visiva del tutto. Galeotta quella volta che ho pensato di implementare una parte grafica a questa applicazione. Allora, innanzitutto dovete immaginarvi che la mia idea originale fosse di utilizzare un logo della mela, quello vintage, con gli 8 colori, un classicone, bellissimo da vedere, si integrava anche con la scocca che avevo preparato. Il problema è che questi piccoli monitor di Game Boy non potevano riprodurre le milionate di colori che riproducono i monitor attuali. Il limite era di 4 colori orchestrati su 4 differenti palette, quindi ho lasciato perdere e ho deciso di passare ad un super minimal bianco e nero. Altro problema, il Game Boy per rappresentare le immagini funziona in una maniera molto particolare, infatti ha bisogno di dividere ciascuna immagine, grande al massimo 156x156 pixel, in piccolissimi tassellini 8x8 pixel. Questo aveva un senso all'epoca, immaginatevi una mappa di un videogioco che poteva utilizzare lo stesso tassellino per fare una strada più volte senza occupare troppa memoria all'interno del Game Boy, che comunque era limitatissimo. Attualmente però bisogna generare un codice che rimette insieme i singoli tassellini del puzzle per riprodurla a tutto schermo. Non vi dico il panico che è stato. Quelle che vedete qui sono tutte le varianti che ho realizzato per cercare di arrivare ad una soluzione. Ve ne mostro una per puro scrupolo per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Questa era una visualizzazione, ovviamente, come potete vedere. Questa meraviglia. Come vedete stavo cercando di capire come fare anche la parte cromatica. L'unica soluzione che ho trovato, un applicativo a riga di comando compatibile con Windows XP. Non ci credevo neppure io. Ho riesumato il mio HP di più di 15 anni fa e con non poca fatica sono finalmente riuscito a finalizzare il tutto. Finalmente tutto è in ordine. Sono riuscito a settare i vari comandi di movimento e ora puntandolo verso Apple TV funziona perfettamente, direi praticamente senza lag. Ora basta fare un salto in App Store, scaricare un qualsiasi gioco e divertirsi più di 20 anni dopo con lo stesso dispositivo. Sapete la parte divertente? Che in realtà non esiste Super Mario per Apple TV, esiste soltanto il concorrente della Sega, Sonic. Finalmente, dopo tutta questa epopea, il video giunge al termine. Sono molto contento del risultato, ma soprattutto sono contento di aver riportato un po' di hacking all'interno di questo canale. Vi ricordo che la parola hacker non significa violare gli account degli altri, rubare le password, installare virus. L'hacker è una persona che pensa fuori dagli schemi, una persona che risolve i problemi in modo creativo, che oltrepassa i limiti che sono imposti per migliorare qualcosa. In questo caso vi invito a sfruttare di più questa mentalità hacker e applicarla a qualsiasi aspetto della vostra vita.